prima cosa è creare queste particelle che abbiamo spiegato prima. E a questo serve un acceleratore. L'acceleratore è... Come? Ti provo. Magari se spegniamo Daphne, così. Magari spegniamo la... No, Daphne è spento. Quello che è acceso è il... sistema di cooling, di raffreddamento, tutto quanto. Quindi quello che si fa è uno crea, fabbrichiamo un acceleratore, e l'acceleratore lo vedremo meglio dopo, perché sta lì nella parte alta, dove si prendono elettroni e positroni, si iniettano da, vedete lì il muro blu? Da quella parte c'è un tubo lungo dove questi elettroni e questi positroni vengono accelerati. Vengono accelerati a quasi quasi la velocità della luce. E dopo si iniettano nell'acceleratore circolare, che è Daphne. Si iniettano gli elettroni in un verso e i positroni nell'altro verso. È un acceleratore circolare, quindi a un certo punto, modificando queste traiettorie, li facciamo scontrare. Dove facciamo questo scontro è dove si costruisce il rivelatore. Il rivelatore è Chloe ed è questo enorme cilindro blu e giallo che vedete lì. Quindi da ogni collisione di un elettrone e di un positrone si creano delle particelle nuove che non ci stavano prima. Questa è una cosa che deve rimanere molto chiara, non è che queste particelle stanno dentro l'elettrone e il positrone. L'elettrone e il positrone, per quanto sappiamo, non hanno niente dentro. Queste particelle nuove si creano grazie a E uguale a mc quadro. Questa è l'unica formula che vi dirò, è l'unica che serve. Questo, fino a qua era la parte complicata, adesso è tutto in discesa. E uguale a mc quadro ci dice che l'energia e la massa sono la stessa cosa, quindi io posso trasformare l'energia di questi elettroni e di questi positroni in altro tipo di particelle più pesanti, però che si muoveranno più lento, e sono quelle particelle che andrò a studiare. In realtà non sono bene quelle particelle, ma sono le sue figlie. Noi chiamiamo figlie a quando questa particella vive molto molto poco, vive miliardesimi di secondo, quindi quasi istantaneamente decade e crea delle altre particelle che sono quelle che andiamo a rivelare. Le andiamo a rivelare con questo cilindrone che in realtà è come se fosse una grande camera fotografica. Un rivelatore di particelle fa delle foto a queste tracce che lasciano le particelle. Quindi ci stanno essenzialmente tre tipi di rivelatori. Questo ve lo dovete immaginare come se fosse una cipolla. C'ha degli strati concentrici a misura che ci allontaniamo dal punto di interazione. Questi rivelatori sono fatti più o meno in tre maniere. I primi sono quelli che ci servono per sapere da dove passa la particella, quelli che chiamiamo tracciatori, quindi noi vediamo le impronte che lascia la particella nel rivelatore per poter ricostruire il suo percorso. Tutto è dentro di un enorme campo magnetico, perché il campo magnetico alle particelle cariche quello che fa è le devia. Quindi sapendo se è andata a destra o a sinistra, sappiamo se la particella è positiva o negativa. Quindi questo ci serve. Fino a questo momento le particelle sono così come sono state prodotte, quindi noi non le dobbiamo disturbare, non le dobbiamo toccare. Però poi ci serve calcolare l'energia. E l'energia la misuriamo facendo scontrare questa particella con un pezzo o di ferro o di tungsteno, di materiale molto molto denso o di piombo, dove rilasciano tutta la sua energia, e quindi facendo strati di ferro e un rivelatore, altro ferro e altro rivelatore, altro ferro e altro rivelatore, posso misurare quello, il calore, quindi l'energia che portavano queste particelle. A questo punto la particella non esiste più, l'abbiamo distrutta. Con questo allora abbiamo energia, traiettoria, carica, e ci manca sapere soltanto una unica cosa, una ultima cosa, che è la massa, perché la massa è quella che ci distingue
tra diversi tipi di particelle. E la massa si misura tra questo segmento di tracciamento e tra l'energia con rivelatori che misurano la velocità, diciamo. Quindi misurando la velocità abbiamo V, abbiamo misurato l'impulso e quindi possiamo trovare la massa. Questa è un'altra formulina però che ve la scoprirete subito, però dovete pensare che ci stanno altri rivelatori che misurano la massa. Si fa, per esempio, uno immerge le particelle in un medio, in aria o in acqua, e come sono molto molto veloci, queste particelle vedono che si frenano e questo frenato, questa perdita di energia si trasforma in un cono di luce. Questo cono di luce, il raggio del cono di luce dipende dalla velocità. Quindi più veloce è una particella, meno massa ha. Quindi con questo sappiamo la massa. E questi sono i tre tipi di rivelatori che ci sono, che stanno là dentro, non il gruppo sta lì, però più o meno si vede la stessa cosa. Non ti dispiace che non abbiamo. Il rumore comunque è lo stesso, sia là che lì. Sì? L'acceleratore ha una parte lineare, che è quella di accostato, e una parte circolare che è questa che sta in questa sala. Allora, una cosa che non vi ho detto, dopo lo vedremo meglio, i tubi dove circolano le particelle. Una cosa che non vi ho detto, facciamo scontrare un elettrone e un positrone e vediamo quello che c'è. Però questo quante volte lo facciamo? Questo si fa 3 milioni di volte al secondo. Perché le particelle, il perimetro, la circonferenza di Daphne è di circa 100 metri. Se le particelle vanno alla velocità della luce, che sono...